figlioli. Dammi una carezza io in questo momento in Washington, dopo un lungo attenti di terra di Aldemoro le porte che sono destinate. Questo potere è solo quello. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. Merito anche direi e soprattutto del popolo. Yossi fu assassinato in maniera brutale. Non è morto all'istante. I terroristi lo torturarono spietatamente davanti ai suoi amici. Non permisero ad alcun dottore di visitarlo, né permisero che l'ostaggio ferito, mio marito, fosse scambiato con qualcun altro, con un'altra persona. La morte e la tortura di Yossi servirono ai terroristi come esempio per gli altri ostaggi, per terrorizzarli, per renderli inoffensivi. Non lo farei come lo feci allora, lo farei meglio. Finché gli israeliani continueranno a occupare e a violentare la mia terra, farò tutto il possibile in qualsiasi parte del mondo per oppormi a quest'ingiustizia. Abu Daoud, che è ancora vivo, dichiara dalla Francia e dalla Siria: se ne avessi l'opportunità, rifarei quello che ho fatto a Monaco. Un assassino rimane un assassino. La signora Romano mi odia, non come Abu Daoud, ma in quanto palestinese. La verità è che lei, da europea, è venuta a occupare la mia terra. E non è vero che suo marito fosse un civile. In Israele tutti servono nell'esercito e lui era un ufficiale. Quelle che abbiamo appena sentito sono le voci del carnefice e della vittima, e tra queste due testimonianze drammatiche e esclusive si racchiude la storia che vi vogliamo raccontare questa sera. In 1972 a Monaco di Baviera si svolgono i 20esimi giochi olimpici. Poi d'improvviso un comando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico e sequestra 11 atleti israeliani. Buon pomeriggio. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri. Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero. Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche. È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti. Un massiccio spiegamento di forze. Qualcosa si profone tra gli armi. Sono morti tutti. Quello che avete visto è il trailer di Munich, il film di Steven Spielberg, la storia della strage degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco del settembre del 72. Ma da quella strage nasce anche un'incredibile vendetta voluta, organizzata, pianificata dal servizio segreto israeliano, il Mossad, su preciso ordine di Golda Meir. E la storia di quella vendetta è un vero e proprio giallo che noi abbiamo ricostruito con le parole dei protagonisti, ma partiamo dall'inizio. Siamo a Monaco di Baviera, è martedì 5 settembre del 72. Primavera 1972. A Monaco fervono i preparativi per le Olimpiadi. Oltre ai nuovi impianti sportivi, in tutta la città spuntano nuovi alberghi e ristoranti. Anche qualcun altro in un'altra città si sta preparando alle Olimpiadi. Alla volta di Monaco stanno infatti per partire dal Libano anche i membri del gruppo terroristico Settembre Nero, che fa parte dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. I palestinesi avevano chiesto di partecipare ai giochi, ma poiché non rappresentano uno Stato sovrano, il Comitato Olimpico non ha potuto accettare la loro richiesta. Ma i palestinesi decidono di esserci comunque.
i palestinesi hanno deciso, anche se non possono partecipare come atleti, a Monaco ci saranno e ci saranno comunque a modo loro. Il gruppo Settembre Nero, l'ala più oltranzista del movimento palestinese, ha in mente un piano eclatante, un'azione terroristica pensata per colpire l'opinione pubblica di tutto il mondo. A gennaio il piano è già pronto. Il piano viene messo a punto sin dal gennaio 1972 da quattro dei principali leader dell'organizzazione. Mahmoud Yusuf Najjar, numero 3 dell'OLP, è responsabile del coordinamento con Settembre Nero. Mohamed Daoud Houdé, conosciuto come Abu Daoud, responsabile della pianificazione per l'OLP. Ali Hassan Salame, agente di Settembre Nero, soprannominato dagli israeliani il Principe Rosso. Abu Iyad, capo dell'intelligence dell'OLP e capo segreto di Settembre Nero. Andammo a Beirut a incontrare Abu Iyad e gli dicemmo che c'era la possibilità concreta di un'azione spettacolare a Monaco. I quattro hanno deciso. Tutto il mondo dovrà assistere alla loro azione. Ma le cose andranno molto diversamente. Eric Rouleau è uno scrittore e giornalista che conosceva bene Abu Iyad. Questo è un libro che ho scritto con Abu Iyad. Il libro di Eric Rouleau, My Home, My Land, scritto a quattro mani con Abu Iyad, descrive quello che realmente è avvenuto a Monaco. I palestinesi erano umiliati, disperati. Settembre Nero era uno dei mezzi per tenere alto il morale dei militanti. E poi un'azione clamorosa come quella di Monaco avrebbe dato maggiore visibilità alla causa dell'OLP e dei palestinesi. Tutto il mondo avrebbe saputo che i palestinesi c'erano ancora, che bisognava fare i conti con loro, che speravano di vincere. Il progetto iniziale non era di uccidere gli atleti, bensì di rapirli e portarli ad Algeria. Per l'OLP sarebbe stato un successo enorme. Sequestrare gli atleti israeliani a Monaco e chiedere in cambio la liberazione dei compagni detenuti in Cisgiordania, è questo dunque il piano dei leader di Settembre Nero. Un'operazione complessa, clamorosa, che va studiata naturalmente nei minimi particolari. Affinché l'operazione possa funzionare, servono informazioni dettagliate sul villaggio olimpico. I terroristi hanno bisogno di un basista. Nell'estate del 1972, Settembre Nero prende contatto con il gruppo terroristico tedesco Rote Armee Fraktion. In agosto, militanti della RAF cominciano a studiare le norme di sicurezza adottate intorno al villaggio olimpico e inviano a Settembre Nero le immagini degli obiettivi e tutti i dettagli sui turni di vigilanza. Willy Voss, ex militante neonazista, all'epoca era un attivista della RAF. Avevamo un accordo. I palestinesi avrebbero aiutato noi della RAF e noi in cambio avremmo permesso a loro di compiere delle azioni in Europa. Il mio ruolo era passare informazioni ai palestinesi che all'epoca vivevano in Europa. Raccoglievo informazioni, consegnavo e riscuotevo denaro. Portavo armi. E tutto ciò di cui un'organizzazione del genere può avere bisogno. Ma i palestinesi, oltre alla liberazione dei detenuti, hanno in mente un altro obiettivo ancora più ambizioso. A Monaco, infatti, per le Olimpiadi saranno presenti le televisioni di tutto il mondo per i palestinesi. È un'occasione irripetibile per portare alla ribalta internazionale la causa del proprio popolo. Monaco di Baviera, sabato 26 agosto 1972. Migliaia di persone sono arrivate da tutto il mondo per celebrare ancora una volta la fratellanza tra i popoli. Da casa milioni di telespettatori assistono con loro alla cerimonia inaugurale dei 17esimi giochi olimpici. A queste Olimpiadi partecipano anche 28 atleti israeliani, anche loro pieni di sogni, speranze, ottimismo. Ma quelle che stanno per aprirsi sono le Olimpiadi più tragiche e drammatiche della storia. We'll be right back.
5 settembre, settembre nero, entra in azione. Alle 4:40 del mattino un gruppo di persone incappucciate penetra nel villaggio olimpico. Il comando si muove nei vari edifici, perlustrando i corridoi in cerca di atleti israeliani. Nel giro di pochi secondi i terroristi hanno il controllo degli alloggi degli atleti israeliani. Se non verranno eseguite le loro istruzioni, comunicano alle autorità tedesche, faranno una strage. Alle Olimpiadi di Monaco è il caos. Il villaggio olimpico viene evacuato, accerchiato dalle forze dell'ordine. Intanto le centinaia di troupe televisive che seguono i giochi si accalcano nei pressi della palazzina degli atleti israeliani. La notizia ovviamente fa il giro del mondo e arriva subito anche sul tavolo del governo israeliano, sul tavolo di Golda Meir. E arriva anche ai familiari degli atleti israeliani a Monaco. Ho chiamato la commissione olimpica e ho chiesto cosa è successo. Loro mi hanno risposto: Ilana, non ti preoccupare, sono entrati nel reparto degli allenatori e degli arbitri. C'è un morto tedesco, ci sono degli ostaggi, ma non ti preoccupare per gli ossi. Chiudo il telefono, mi siedo e comincio a pensare. Se Yossi non fosse coinvolto, telefonerebbe. A mezzogiorno uscì un'altra agenzia che diceva che Yossi era fra gli ostaggi. Golda Meir apprende la notizia di prima mattina, nella sua casa a Gerusalemme. Golda rimase scioccata. Era una delle esperienze più traumatiche della nostra storia. Per Golda Meir, quanto sta accadendo a Monaco è qualcosa di più dell'ennesimo atto di terrorismo. L'assassinio di ebrei sul suolo tedesco. Subito in Golda si rinnova il ricordo della Shoah, ancora molto vivo in lei. Golda Meir è un po' la madre del popolo ebraico. Ora per lei è il momento di difendere i suoi figli. La prima domanda che ci ponemmo fu: possiamo inviare in Germania, da Israele, un reparto speciale per liberare i nostri atleti? Golda Meir convoca Zvi Zamir, direttore dell'Istituto Centrale Israeliano per l'Intelligence e la Sicurezza, un organismo segreto conosciuto in tutto il mondo, con un termine che in ebraico significa istituto, Mossad. Golda incarica anche Aaron Yariv, il capo del servizio segreto militare, di valutare la possibilità di un intervento per liberare gli ostaggi. Ricordo che per tutta la giornata ci furono intense discussioni. Ehud Barak, futuro primo ministro israeliano, nel 1972 è il comandante di un'unità da combattimento. All'epoca ero comandante del nostro reparto scelto. In Israele, ma forse nel mondo, non c'era altra unità più addestrata della nostra per questo genere di operazioni. Inviamo il capo del Mossad in Germania per studiare le varie possibilità, ma i tedeschi risposero che potevano gestire la situazione. Zvi Zamir voleva essere sul posto per verificare meglio quello che accadeva. Soprattutto sperava di convincere il governo tedesco e gli ufficiali dell'esercito ad autorizzare un nostro intervento. Qui in Israele eravamo pronti a partire immediatamente. 5 settembre, ore 2:30 del pomeriggio. Il capo del Mossad, Zvi Zamir, atterra a Monaco. Zamir viene accompagnato immediatamente a Connolly Strasse, dove sono tenuti gli ostaggi. Con sé Zamir ha un messaggio di Golda Meir che offre ai tedeschi l'aiuto di Israele. Mentre il Mossad a Tel Aviv studia le contromisure, da Monaco arriva la conferma. Tra gli atleti sequestrati ci sono già le prime due vittime. Sono Moshe Weinberger e Joseph Romano, detto Yossi. Alle 6 di pomeriggio mi bussarono alla porta e chiesero di parlare con il fratello di Yossi. Risposi che io ero la moglie e che mi dicessero che cosa fosse successo, perché vidi un dottore e capii all'istante. Mi dissero: Yossi è ferito grave. Risposi: no, non è vero, Yossi è morto. Yossi Romano è morto da eroe tentando di reagire ai sequestratori, ma per gli israeliani la notizia di queste due morti è solo l'inizio di un incubo che si sviluppa ora per ora. Intanto 900 milioni di telespettatori in tutto il mondo seguono angosciati in diretta TV gli sviluppi della trattativa. In queste immagini si vede la palazzina ripresa col teleobiettivo e si vede uno dei terroristi mentre si affaccia per parlamentare. Mentre fotografi e cineprese di tutto il mondo si affollano intorno all'edificio, i terroristi rendono note le loro richieste.
In cambio della vita degli atleti israeliani dovranno essere liberati 234 detenuti, tra palestinesi e tedeschi. Tra questi anche Ulrike Meinhof e Andreas Baader, fondatori e leader del gruppo Baader-Meinhof. In Israele l'opinione pubblica reagisce con orrore e sgomento. Del resto è quello che speravano i terroristi. L'intero paese segue in televisione quanto sta accadendo a Monaco. Zamir scrive a Golda Meir: i tedeschi non accettano l'aiuto di Israele. Questo è l'originale della lettera in codice che Zamir invia al primo ministro israeliano il 5 settembre. Golda non ha il minimo dubbio. Israele non tratterà mai con i terroristi. Accetterà soltanto una resa totale. A tarda sera i terroristi fanno una nuova richiesta. Vogliono essere condotti all'aeroporto con gli ostaggi. È quello che i tedeschi aspettavano. Ora è possibile un'azione di forza. I tedeschi non avevano una squadra antiterrorismo. Quello all'aeroporto era solo un gruppetto di poliziotti senza alcuna motivazione, cui non importava niente di rischiare la pelle. Non avevano nessuna preparazione per il tiro di precisione, per l'irruzione, niente di tutto questo. Erano solo poliziotti, non professionisti. Quando il convoglio raggiunge l'aeroporto, la polizia tedesca entra in azione. Ma le forze dell'ordine perdono subito il controllo della situazione. Presi dal panico, i terroristi aprono il fuoco e lanciano una bomba a mano. Quando il fumo si dirada, a terra ci sono i cadaveri dei 9 ostaggi israeliani e di 5 terroristi. 3 terroristi ancora vivi vengono subito arrestati dai tedeschi. Quando abbiamo preso gli ostaggi, non intendevamo fargli alcun male. Invece ci assediarono all'interno dell'aeroporto militare. E da qui la strage. Le forze speciali e i cecchini tedeschi circondarono l'aereo e cominciarono a sparare senza motivo. Hanno colpito prima di tutto gli atleti israeliani e poi i nostri fedelini. Di fronte a questo atto di barbarie, il mondo reagisce con orrore. Qualcuno propone anche di annullare le Olimpiadi. Per molti, tuttavia, questo significherebbe ammettere che a vincere sono stati i terroristi. Dopo una cerimonia commemorativa, i giochi vanno avanti, ma senza gli atleti israeliani superstiti. Hanno perso 11 amici. Preferiscono tornare a casa. Un evento iniziato in un clima di riconciliazione e speranza è finito in un brutale massacro. Dovevano essere le Olimpiadi della pace e della gioia, invece sono finite in un bagno di sangue, ma la risposta del governo israeliano non si fa attendere. Queste le prime immagini filmate questa notte in uno dei campi palestinesi colpito ieri pomeriggio dall'incursione aerea israeliana in Libano. Qui si piangono 5 morti, 3 dei quali sono bambini. Una 15 di ragazzi sono rimasti feriti e sono ora all'ospedale. Altrettanti sono i dispersi. L'altra incursione in territorio libanese, quella nella zona di Rashaya, nell'Arkub, ha causato 11 morti e 10 dispersi. In Siria sono denunciate un'altra 20 di vittime. Una risposta dura e violenta dunque quella del governo di Tel Aviv, ma per Golda Meir, il primo ministro israeliano, questa risposta non basta. Per Golda bisogna trovare e punire i mandanti, i finanziatori e gli organizzatori di quel massacro. Il 12 settembre del 72, una settimana dopo la strage, Golda Meir prende la parola di fronte al Parlamento israeliano. Non abbiamo altra scelta se non quella di colpire le organizzazioni terroristiche, ovunque siamo in grado di farlo. È un dovere che abbiamo verso noi stessi e verso la pace, e assolveremo questo dovere in modo inflessibile. Mentre Israele piange le vittime della strage di Monaco, Golda Meir riunisce i capi dell'intelligence israeliana e istituisce una squadra top secret cui affida il compito di terrorizzare i terroristi. Nome in codice Comitato X. A dirigerlo sarà il generale Aaron Yariv. Yariv crede nell'azione silenziosa, eseguita senza l'aiuto della comunità internazionale. Con Zvi Zamir, il capo del Mossad, Aaron Yariv mette a punto il piano. Attraverso il Comitato X
Il Mossad forma un'unità speciale di agenti che dovranno stanare e uccidere, uno ad uno, chiunque sia stato coinvolto nell'attacco di Monaco. A Tel Aviv, il Mossad comincia a raccogliere informazioni sul nucleo operativo responsabile del massacro. Golda Meir esige di essere informata continuamente. Per ciascuno dei terroristi viene compilato un dossier personale. In cima alla lista, che comprende 12 terroristi, c'è Ali Hassan Salameh. Il principe rosso in passato è già scampato alla cattura da parte del Mossad. Stavolta però l'obiettivo è la sua eliminazione. Attraverso la sua rete di informatori sparsi in tutto il mondo, il Mossad ottiene notizie preziose su Settembre Nero, i suoi militanti, le armi e i finanziamenti di cui dispone. Reclutare degli agenti all'interno delle formazioni terroristiche è sempre molto difficile. Di solito i terroristi sono molto motivati, operano in piccoli gruppi ed è estremamente difficile trovare qualcuno al loro interno che sia disposto a tradire i propri compagni e i propri ideali. Ma vi posso assicurare che noi riuscimmo a ottenere risultati notevoli. E del resto il Mossad viene considerato unanimemente il servizio segreto più efficiente del mondo. Un mese dopo la strage di Monaco, il comitato X è già in possesso di precise informazioni su Settembre Nero. Ma che cosa è davvero Settembre Nero? Settembre Nero è nato in Giordania nel 1970. La capitale giordana, Amman, era all'epoca il quartier generale di Fatah, l'ala militare dell'OLP. Dalla Giordania i palestinesi lanciano le loro azioni contro Israele e cercano di portare la loro questione alla ribalta internazionale. Il 6 settembre 1970 un gruppo armato dirotta tre aerei di linea nel deserto giordano. Dopo aver fatto allontanare tutti i passeggeri, i terroristi mettono in scena uno spettacolo pirotecnico per il mondo intero. I dirottamenti furono la classica goccia che fa traboccare il vaso. Bisognava fare qualcosa. Il 16 settembre 1970 l'esercito di Hussein lancia un'offensiva contro i campi profughi in Giordania. È un bagno di sangue con migliaia di palestinesi uccisi e decine di migliaia feriti. Altre migliaia di palestinesi vengono espulsi, costretti a trasferirsi in fatiscenti campi nel Libano meridionale. Anche l'OLP trasferisce la propria sede a Beirut. Ma è dalle ceneri dei campi dati alle fiamme che nasce un nuovo e spietato gruppo terroristico. Opera sotto l'ala protettrice dell'OLP e perché sopravviva il ricordo di quei tragici eventi, si chiamerà Settembre Nero. Un gruppo deciso e spietato dunque che non si ferma di fronte a nulla. Ma ora Settembre Nero è nel mirino di Golda Meir. E dopo neppure un mese dalla strage di Monaco, la sua lista, la lista di Golda, è già pronta. Il primo ministro ha deciso, il comitato X agirà in modo del tutto autonomo e indipendente, senza nessun collegamento ufficiale con il governo, senza preoccuparsi della legge e delle sovranità internazionali, e risponderà soltanto a lei. Gli uomini che ne faranno parte dovranno dimettersi dal Mossad, dovranno rinunciare alla pensione, dovranno anche rinunciare alla cittadinanza israeliana. Adesso però bisogna scegliere l'uomo che guiderà quel gruppo, e Golda Meir chiama Mike Harari, un veterano delle operazioni speciali dei servizi segreti israeliani. Harari stabilisce il suo quartier generale a Parigi. Assume l'identità di un uomo d'affari francese, Edouard Lasky, e inizia a scegliersi accuratamente i membri della sua squadra. Proprio come i maggiori gruppi terroristici in tutta Europa, anche Harari assegna incarichi diversi a piccoli gruppi, in modo che ciascuno agisca indipendentemente e all'insaputa dell'altro. Gli ordini di Mike Harari ai suoi uomini furono: riceverete un elenco con i responsabili della strage di Monaco. Dovrete fare in modo che queste persone non muoiano di morte naturale. Is it Ali Hassan Salami we're after? Well, that's the job, right? We're here to kill the guy who planned Munich. Am I right? It's strange, isn't it, to think of oneself as an assassin? Think of yourself as something else, then. A soldier in a war.
soldati in guerra. Questo si considerano gli uomini del Comitato X, e il Comitato X ha già localizzato il primo bersaglio della lista. L'appuntamento è a Roma, è l'ottobre del 72. Ottobre 1972. Uno dei gruppi di Harari arriva a Roma. Il primo obiettivo è Abdel Wahel Zweider, un poeta palestinese che lavora come traduttore presso l'ambasciata libanese. Zweiter conduce una vita tranquilla. Vive a Piazza Annibaliano. Il Mossad sospetta che, in quanto rappresentante a Roma di Settembre Nero, Zweiter sia coinvolto nell'organizzazione logistica dell'azione di Monaco. Lunedì 16 ottobre 1972, ore 22:30. Zweiter rientra a casa dal lavoro. Al buio, dietro la porta, c'è una persona ad attenderlo. Il corpo di Zweiter viene crivellato con 11 proiettili, uno per ciascuno degli atleti massacrati. La polizia italiana appura che i bossoli provengono da una beretta, l'arma preferita dagli agenti del Mossad, l'arma che diventerà il loro biglietto da visita. Golda Meir riceve il messaggio. Numero uno eliminato. L'omicidio di Zweiter a Roma provoca violente polemiche in Italia. L'esponente di Al-Fatah è considerato da molti un intellettuale, un poeta del tutto estraneo alla tragedia di Monaco, ma non c'è tempo per le polemiche. 13 giorni dopo la morte di Zweiter, a sole 7 settimane dal massacro degli atleti israeliani alle Olimpiadi, l'attenzione del mondo torna a concentrarsi su Monaco. Un comando arabo dirotta un aereo della Lufthansa ha chiesto e ottenuto la liberazione dei 3 guerriglieri detenuti in Germania dopo la strage di Monaco. I 3 prigionieri arabi erano detenuti in 3 diversi carceri della Baviera, vengono portati agli elicotteri che li condurranno all'aeroporto di Monaco. In Israele è vivissima l'emozione. Si parla, come ha detto il ministro israeliano, il ministro Galili, di resa tedesca al ricatto dei terroristi, resa che non potrà essere scusata, specie dopo l'orribile massacro di Monaco. Did you shoot any of the Israeli hostages? It's not important to say if I killed the Israeli one or not. But they were unarmed, the Israeli hostages. Did you shoot any of them yourself? They are unarmed, but we have to know that Israel is our enemy. What do you think you achieved? When we have made our voice heard by the world. Those your words? هذا اعتقادكم أو تفكيركم أنتم أيوة هذا السبب. The same thing. They have made their voice heard by the universe or the world who has not been hearing before. Quegli uomini erano gli stessi che erano dentro la stanza del villaggio olimpico. Erano gli stessi che avevano massacrato Yossi. E li vedo rallegrarsi, fare il segno di vittoria con le dita in Libia. E allora mi chiedo, Dio mio, ma dov'è la giustizia? L'ennesimo dirottamento, una trattativa lampo e poi il rilascio dei terroristi superstiti della strage di Monaco, che tengono una conferenza stampa, l'abbiamo visto, che sconcerta e indigna. Per Israele è la conferma definitiva che per avere giustizia e per ottenere vendetta bisogna fare da soli. Intanto il Comitato X ha localizzato il bersaglio numero 2. Parigi, dicembre 1972. Il dottor Mahmoud Amshari, portavoce dell'OLP in Francia, vive al numero 175 di Rue d'Alésien. Questo è un brano della sua ultima intervista televisiva. Un'ultima domanda. Si sente al sicuro in Francia? Non teme per la sua vita? Personalmente no. Ma non bisogna mai scherzare con il fuoco. Amshari è il numero 2 della lista di Golda. Per via del suo lavoro, Amshari è abituato a incontrare giornalisti di tutto il mondo.
In dicembre un uomo che si presenta come un giornalista gli chiede un'intervista. Amshari ignora che quel sedicente giornalista è in realtà un agente del Mossad. Nel corso dell'intervista l'agente studia l'appartamento, conosce la moglie francese di Amshari e la loro bambina. Insomma, raccoglie quante più informazioni possibili. Il giorno dopo è venerdì 8 dicembre 1972. L'agente del Mossad è in un caffè dall'altro lato della strada. L'uomo controlla l'abitazione. Aspetta che la moglie e la figlia di Amshari escano di casa. Poi fa una telefonata. Quando Amshari risponde, un segnale radio attiva un ordigno piazzato nel ricevitore. Amshari resta gravemente ferito. Morirà un mese più tardi. Tre settimane dopo, Harari invia un altro gruppo a Nicosia, a Cipro. Hussein Abed al-Kir, principale contatto dell'OLP con i sovietici, è il numero 3 della lista. Golda Meir vuole che il messaggio arrivi forte e chiaro. La sua vendetta colpirà i responsabili ovunque essi si nascondano. Mercoledì 24 gennaio 1973. Alle 10 di sera Abed al-Kir torna nella sua stanza d'albergo dopo una riunione all'ambasciata sovietica. Appena si stende sul letto, una bomba a pressione piazzata sotto il materasso lo uccide all'istante. Al-Kir viene sepolto a Cipro. Parigi, venerdì 6 aprile 1973. Basel al-Kubaisi, professore universitario di legge, lascia il caffè della Paix vicino all'Opéra. Kubaisi si dirige verso casa. Arrivato in Rue de l'Arcade, viene avvicinato da due uomini che lo freddano con 11 colpi di pistola. Avendo rinvenuto dei bossoli di beretta, la polizia francese può solo supporre che l'agguato sia opera del Mossad. Tuttavia le istruzioni di Golda sono precise. Qualunque cosa accada, Israele negherà ogni coinvolgimento in questi omicidi. L'operazione deve assolutamente restare segreta. Ho seguito questi fatti con attenzione e ho capito. Io avrei preferito che li portassero in Israele per processarli, ma gli altri stati non hanno collaborato e quindi Israele ha intrapreso l'unica strada possibile. Israele aveva abolito la pena di morte. La legge israeliana non prevede la pena capitale, se non per i criminali di guerra nazisti. Eppure, scioccato da quello che era successo a Monaco, lo Stato di Israele decise di giustiziare chiunque fosse stato direttamente coinvolto in quella strage. Se qualcuno non le avesse fermate, quelle persone avrebbero continuato a provocare la morte di persone innocenti. Da questo punto di vista, la loro morte è servita a salvare delle vite umane. Io non so se tutte le vittime delle eliminazioni fossero responsabili direttamente della strage, ma sicuramente sapevano ed erano complici delle azioni di Monaco. Una ragione di Stato che porta all'eliminazione anche di chi forse della strage di Monaco non ha una responsabilità diretta, ma Golda Meir non torna indietro. Per lei la vendetta è la priorità assoluta, i suoi ordini sono chiari, il comitato X deve trovare e punire tutti coloro che figurano nella sua lista, anche quelli che si nascondono in paesi ostili a Israele. Ricevemmo informazioni riservate che riguardavano capi del terrorismo. Ad esempio il vice di Yasser Arafat, Yusuf Najjar, un alto ufficiale dell'OLP, uno degli architetti dell'attacco di Monaco, un altro che, ovviamente, doveva essere eliminato. Ma Najjar era in Libano e in territorio nemico il Mossad non poteva agire liberamente come in Europa. Perciò decidemmo di compiere un'azione congiunta. Il Mossad avrebbe fornito la logistica e l'intelligence, mentre ad eseguire l'operazione sarebbero state le nostre unità militari speciali. Il Mossad ci fornì le planimetrie complete del palazzo, dalle cantine al piano attico, con la disposizione dei locali e una documentazione estremamente dettagliata sulle attività che si svolgevano nei vari appartamenti e perfino con le informazioni sui turni di vigilanza. Martedì 10 aprile 1973.
ha inizio l'operazione Primavera della Giovinezza. Con l'appoggio della Marina israeliana, un comando scelto sbarca sulle coste del Libano. Ad attenderlo sulla spiaggia, gli agenti del Mossad, che lo condurranno all'obiettivo. Alcuni di noi erano vestiti da turisti, altri da donne. In tutto eravamo in 14. E Ehud Barak era il nostro comandante. Io ero una brunetta e avevo accanto un aitante giovane biondo. Ehud, vestito da donna, era la mia ragazza. Aveva il volto truccato da bambino, con un neo vezzoso su una guancia. Il Mossad ci aveva fornito un suo speciale truccatore, che doveva renderci più belli. Dovevamo assomigliare a dei veri turisti. Obiettivo del comando è un palazzo al centro di Beirut, dove vivono tre alti esponenti di Settembre Nero. Il comando irrompe nell'edificio e uccide i tre attivisti di Settembre Nero. Nella sparatoria, però, restano uccise anche alcune persone innocenti. L'azione è fulminea. Nel giro di pochi minuti, il comando è già sulla via del ritorno, verso la spiaggia dove sono rimaste le imbarcazioni. 30 minuti dopo essere sbarcati, eravamo di nuovo in mare, diretti verso casa. Rientrato a casa, non potevo dire a mia moglie, oggi ex moglie, che cosa avevo fatto quella notte. Mi stesi a letto poco prima dell'alba e mi addormentai. Al mattino, lei si alzò e vicino al letto vide una borsetta e un abito da donna che non erano i suoi. Poi notò delle tracce di rossetto sulle mie labbra e un po' di mascara e di ombretto intorno agli occhi. Vi lascio immaginare quello che può avere pensato. Per Settembre Nero, il blitz è un colpo durissimo. Nel raid muoiono Yusuf Najjar, numero 3 dell'OLP, il leader di Settembre Nero Kemal Adwan e Kamal Nasser, un portavoce dell'OLP. Yasser Arafat chiede che il mondo condanni fermamente l'episodio. Il mattino dopo, ad Atene, Musa Abu Ziyad apprende dell'attacco nella sua stanza in effetti. Abu Ziyad sa di essere nella lista di Golda Meir. Anche lui ha partecipato all'attacco di Monaco. Corre a comprare un giornale. Ma mentre è fuori, alcuni agenti del Mossad entrano nella sua stanza e piazzano una carica di esplosivo al plastico sotto il letto. Pochi minuti dopo, Abu Ziyad è morto. La lista di Golda dunque ormai è sempre più corta, ma proprio grazie a questo Ali Hassan Salameh, il principe rosso, uno degli organizzatori dell'azione di Monaco, assume un ruolo di primo piano nell'OLP. Per questo, per Mike Harari e per il Comitato X, colpire Salameh diventa una priorità assoluta. Norvegia, luglio 1973. Gli agenti del Mossad ricevono una soffiata. Salameh si sarebbe rifugiato nella cittadina di Lillehammer. Harari arriva in Norvegia per dirigere personalmente l'operazione. È accompagnato da due gruppi, il team logistico e il gruppo di fuoco. Gli agenti localizzano subito l'obiettivo. Lo individuano mentre esce da un teatro accompagnato da una donna bionda. I tratti fisionomici dell'uomo corrispondono a quelli di Salameh. E la sua attrazione verso le bionde conferma il profilo in possesso del Mossad. Gli agenti seguono la coppia mentre rientra a casa. Preparano l'agguato, poi sparano alla loro vittima da distanza ravvicinata. È solo a quel punto che il Mossad si rende conto di aver ucciso la persona sbagliata. Ad essere freddato in pieno giorno è stato Ahmed Boucheiki, un cameriere marocchino la cui unica colpa è di assomigliare a Salameh. Boucheiki muore sotto gli occhi della moglie norvegese, che aspetta un bambino. Le vittime innocenti mi addolorano. Il mio cuore è con loro. Purtroppo nelle guerre si compiono degli errori.
Ma sono orgogliosa di come ha reagito lo Stato di Israele. Si è assunto delle responsabilità. Ha pagato per i suoi sbagli. Harari e l'omicida di Busheikh riescono a fuggire, ma la polizia norvegese arresta 6 agenti del Mossad coinvolti nell'attentato. Processati, vengono condannati a lunghe pene detentive. È stato un disastro. Una vittima uccisa per sbaglio. Alcuni agenti arrestati. E uno di loro, per giunta, disposto a parlare pur di non finire in cella. È una vicenda che mette in luce l'aspetto tragico della storia delle operazioni segrete del Mossad. La debacle norvegese sbatte in prima pagina le azioni del Mossad in Europa. Golda Meir richiama subito Harari in Israele. La comunità internazionale è in subbuglio. Israele è in una posizione estremamente difficile. La vicenda di Lillehammer bloccò tutto. Eravamo stati scoperti, gli agenti arrestati, processati. Questo processo e il fatto che Israele operasse in Europa, fuori dai suoi confini, insomma, era chiaro che gli omicidi precedenti non erano regolamenti di conti tra bande di terroristi. Ora si sapeva chi era il responsabile. Golda Meir richiama in patria gli agenti del Mossad, non solo dall'Europa, ma anche da altri paesi del mondo. Il Mossad non potrebbe tollerare un altro fiasco. Sono arrivata alla fine della strada, non posso farcela più. Con questa drammatica confessione, Golda Meir ha annunciato all'esecutivo del Partito Laburista israeliano la sua decisione di lasciare la carica di primo ministro. Israele è in lutto, è morta Golda Meir, una delle figure più importanti della storia recente israeliana, a lungo primo ministro in periodi assai difficili per il suo paese. Dopo il disastro di Lillehammer e l'uscita di scena di Golda Meir, la vendetta di Israele sembra restare una vendetta incompiuta. In realtà però non è così. Quel piano voluto da Golda Meir resterà un piano sempre operativo. Chi verrà dopo di lei non avrà pace fino a che tutti i bersagli sulla lista di Golda non saranno stati colpiti. All'appello mancano ancora 4 nomi, ma l'obiettivo principale è sempre lui, Ali Hassan Salameh. Per anni Ali Hassan Salameh è riuscito a sfuggire agli agenti israeliani. Vive nel lusso con lo stipendio da alto funzionario dell'OLP e con la nuova moglie, la Miss Universo del 1971, di origine libanese. Nel 1979 il principe rosso e la moglie Georgina sono a Beirut, ma anche Salameh ha un punto debole. Per lui pare impossibile resistere al fascino di altre donne. Ho incontrato Salameh una o due volte, ma non mi piaceva familiarizzare con lui, perché sapevo che era un assassino. Non mi piaceva, era un playboy. Lo si vedeva sulle spiagge di Beirut, sempre molto elegante e attorniato da belle donne. Era un personaggio che si faceva notare. La vita che conduceva lo rendeva antipatico, sgradito soprattutto a quei palestinesi che conducevano una vita di stenti. Salameh, invece, aveva un mucchio di soldi di cui nessuno conosceva la provenienza e che lui spendeva nei locali notturni. Secondo alcune voci, a finanziare Salameh sarebbe l'America. Dopotutto ha ottimi rapporti con la CIA e potrebbe essere uno dei suoi agenti in Libano. In ogni caso non c'è dubbio che questi contatti gli consentano di promuovere la causa palestinese e favorire Arafat sulla scena internazionale. Salameh era, o almeno sembrava, scaltro. Aveva relazioni eccellenti con la CIA, a cui forse passava tutto quello che gli veniva chiesto. Non c'è dubbio, sapeva come trattare con gli americani e questo spaventava gli israeliani perché temevano che avrebbe potuto portare l'America dalla parte dei palestinesi. Ecco perché lo odiavano così tanto. Ali Hassan Salameh era il capo delle operazioni di Settembre Nero e in seguito al trauma di Monaco, l'intelligence israeliana decise che, nonostante fossero passati tutti questi anni, Salameh era un caso che faceva testo. Era in gioco la reputazione di Israele. Avevano ucciso i suoi vice e i suoi assistenti, fino all'ultimo dei suoi uomini. Adesso era ora di mettere fine a tutta questa storia. Ma gli israeliani conoscono il debole di Salameh per le donne. La trappola è pronta a scattare. Erika Chambers, un agente del Mossad, organizza quello che sembra un incontro casuale con Salameh. Erika è una donna attraente e Salameh ne resta subito folgorato.
Tra i due nasce una relazione appassionata che consente ad Erica Chambers di osservare attentamente Salamek e di prendere nota delle sue abitudini quotidiane. Poi gli agenti del Mossad affittano una Volkswagen, la imbottiscono di esplosivo e la parcheggiano nei pressi dell'appartamento di Erica. Ali Hassan Salameh, Abu Hassan, è un nuovo martire sul sentiero della rivoluzione e della liberazione. Alle ore 12 di lunedì 22 gennaio, insieme a quattro uomini della sua scorta, per una carica esplosiva azionata a distanza, ha trovato la morte. Il principe rosso, uno dei principali organizzatori del massacro di Monaco, è morto. Il comitato centrale di Fatah e l'OLP, nel condannare l'assassinio del capo militante Abu Hassan, perpetrato da quella sezione speciale incaricata di rintracciare ed eliminare i nemici di Israele, ovunque essi siano, dichiara che i responsabili non sfuggiranno al castigo della rivoluzione. Ma nemmeno la morte di Salamek, il principe rosso, mette fine alla vendetta di Israele. Nella lista di Golda restano tre obiettivi: Jihad, Iyad e Daoud. Intanto però siamo agli anni 80 e il Libano è il teatro di una vera e propria invasione militare da parte dell'esercito israeliano, ma il Comitato X non dimentica. Nel 1988 un altro nome viene cancellato dalla lista di Golda. Sabato 16 aprile 1988, 16 anni dopo la strage di Monaco, mentre Israele si appresta a celebrare il 40° anniversario della fondazione dello Stato ebraico, un altro dei responsabili di quel massacro, Abu Iyad, viene assassinato in Tunisia. Ancora una volta, tutti gli indizi sembrano convergere sul Mossad. Oggi, dopo tanti anni dal massacro di Monaco, la maggior parte dei terroristi coinvolti in quell'attacco sono stati uccisi dal Mossad. Golda Meir ha mantenuto la sua promessa. In realtà Golda Meir ha mantenuto la parola, ma con due eccezioni. Abu Daoud, che ammise di aver partecipato al massacro di Monaco e che oggi vive tranquillamente ad Amman e si sposta senza problemi. L'altra eccezione è Abu Iyad. Sono sicuro che gli israeliani sapessero che Abu Iyad era il capo di Settembre Nero. Non credo di essere stato l'unico a sospettarlo, eppure non hanno mai cercato di ucciderlo. Abu Iyad, il capo di Settembre Nero e mente organizzatrice dell'attacco di Monaco, verrà assassinato in Tunisia dal suo rivale palestinese Abu Nidal. Abu Daoud è l'unico ad essere scampato alla vendetta di Golda Meir. Dunque tutti tranne uno. Abu Daoud, uno dei principali responsabili del massacro di Monaco. Da allora Abu Daoud, l'abbiamo sentito, l'unico sopravvissuto nella lista di Golda, continua a vivere nell'incubo della vendetta del Mossad, spostandosi continuamente da un paese all'altro. Per noi Amedeo Ricucci è riuscito a trovarlo e poi a intervistarlo. Come vede, sono ancora vivo e vegeto e non ho paura del futuro. Quando ho scelto questa vita, sapevo quello che mi aspettava. Sono un fedain e un combattente che lotta per la causa del suo popolo. Se mi uccidono, è nell'ordine naturale delle cose. Ho rischiato più volte di essere ucciso. Ero a Varsavia per una missione. Era un fine settimana e, non avendo da lavorare, decisi di andare a fare un po' di jogging. Tornato in albergo, trovai un biglietto alla reception scritto in un inglese stentato. Qualcuno mi aspettava al bar.
quando all'improvviso mi apparve davanti un tizio con una pistola in mano. La prima pallottola mi colpì al polso e la seconda alla mandibola. Tentai di bloccare l'aggressore, che però riuscì a scappare continuando a sparare. Alla fine mi trovai con 7 pallottole in corpo. Lei quando ha saputo che esisteva la famosa Golda List, la lista della vendetta? La famosa lista di Golda Meir non era affatto legata all'operazione di Monaco. È una leggenda che va sfatata. La verità, infatti, è che nella lista di Golda Meir c'erano le personalità palestinesi più in vista, politici e intellettuali. La vendetta di Golda Meir è servita solo da pretesto per fare terra bruciata attorno alla leadership dell'OLP. Le faccio dei nomi. Abdelwael Zweiter. Zweiter era un intellettuale, amico di Moravia, un filosofo. In tasca non aveva pistole, ma libri. Mahmoud Amshari. No, assolutamente no. Abdel Al-Cir. Assolutamente no. Bassel Al-Kubaisi. No, nessun legame con Monaco. Youssouf Najjar, Kemal Adouan. Loro erano due ufficiali di Fatah a Beirut e non avevano nulla in comune con Monaco. Con loro venne ucciso Kamal Nasser, che era un giornalista. Non aveva alcun legame con Settembre Nero. Ali Hassan Salame. Chiedetelo agli americani e agli israeliani perché venne ucciso. Egli era in contatto con gli americani e agli israeliani non andava giù che un palestinese si accordasse con gli americani. L'operazione di Monaco come e quando venne concepita? Andammo a Beirut a incontrare Abu Iyad e gli dicemmo che non ci sarebbe stato alcun spargimento di sangue per questa operazione e che l'obiettivo era quello di liberare i nostri prigionieri in Cisgiordania. Non c'era da parte nostra alcuna intenzione di uccidere. Quindi lei lo rifarebbe? Non lo farei come lo feci allora, lo farei meglio. Se potessi tornare indietro non rapirei degli atleti israeliani, ma la stessa Golda Meir. Così avremmo potuto avere un migliore impatto sull'opinione pubblica internazionale. D'altra parte, se avessimo ucciso Golda Meir, avremmo fatto un favore prima di tutto agli israeliani e poi ai palestinesi, perché si sarebbero risparmiate tante vittime. Abu Daoud, che è ancora vivo, dichiara dalla Francia e dalla Siria, dove vive indisturbato: se ne avessi l'opportunità, rifarei quello che ho fatto a Monaco. Un assassino rimane un assassino. Yossi fu assassinato in maniera brutale. Non è morto all'istante. I terroristi lo torturarono spietatamente davanti ai suoi amici. Non permisero ad alcun dottore di visitarlo, né permisero che l'ostaggio ferito, mio marito, fosse scambiato con qualcun altro, con un'altra persona. La morte e la tortura di Yossi servirono ai terroristi come esempio per gli altri ostaggi, per terrorizzarli, per renderli inoffensivi. Ma a dispetto della vendetta di Golda, il ricordo e il dolore di quanto accaduto a Monaco non si è mai spento. Neppure la vendetta è riuscita a rimarginare quella ferita. Nuove ferite hanno insanguinato il Medio Oriente, frutto di una spirale di violenza che davvero pare impossibile fermare.